Rassegna stampa di oggi, 11 giugno 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Aquarius Sanchez dice: Spagna accoglierà i migranti a Valencia, altri 800 salvati al largo della Libia. Salvini dice: porti chiuse anche per loro. Il ministro Salvini dice: vediamo di risolvere, poi ribadisce che i porti restano chiusi anche per la Sea-Watch 3 di ONG tedesca e battente bandiera olandese al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati da portare in Italia. Non chineremo il capo. Toninelli, ministro dell'infrastruttura, dice: il problema è europeo, Italia è lasciata sola. La Merkel dice: serve polizia di frontiera europea. Ravasi dice: ero straniero e non mi avete accolto. L'Unione Europea e l'ONU dicono priorità e farli sbarcare. Sull'Aquarius la Bonini dice: Renzi barattò i soccorsi per la flessibilità, Salvini per i voti. La priorità è salvare quei migranti. L'ex ministro ribadisce al fattoquotidiano.it che la priorità è mettere in salvo i 628 migranti rimasti in balia di un braccio di ferro geopolitico tra Italia, Malta e l'Europa. Il titolare del Viminale dice: fa ancora campagna elettorale, ma anche chi lo critica ha delle responsabilità. La radicale ricorda il patto scellerato dell'ex premier che firmò accordi in Europa perché gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, in cambio di un trattamento favorevole sui conti e in violazione degli accordi di Dublino. Migranti, la Libia è nel caos, i centri sono saturi, ecco perché ripartono i barconi. L'inferno libico apre un nuovo fronte, scusate. Dopo mesi di relativa calma, le partenze dal paese nordafricano sono riprese e i migranti stanno sbarcando a migliaia in Italia. La situazione lungo gli oltre 200 km di costa tra Misurata e il confine tunisino, soprattutto nei pressi di Tripoli, è molto agitata in questo periodo. A giugno, con l'esplosione della stagione estiva, era normale attendersi un rigurgito di partenze dalla Libia. Amministrative a Brescello dopo lo scioglimento per mafia, vince la lista che parla di 'ndrangheta al condizionale. Nel primo comune sciolto in Emilia vincono gli eredi politici degli ex sindaci Hermes e Marcello Coffrini, che le infiltrazioni della cosca Grande Aracri le vedono solo al condizionale nel proprio programma, prendendo le distanze da prefettura e ministero. Secondo le autorità di governo avrebbe condizionato la vita politica e sociale del paese, hanno detto. Amministrative, il ritorno di Scajola, Imperia è il più votato, al ballottaggio sfiderà l'uomo di Toti, modello Patacca, dice. Ex uomo forte di Berlusconi, fu costretto a dimettersi dal Viminale nel 2002 per aver definito Marco Biagi un rompicoglioni. Poi fu costretto a lasciare anche l'incarico di ministro dello sviluppo economico per il caso della casa con vista Colosseo, acquistata secondo gli inquirenti in parte dall'imprenditore Diego Anemone, tutto a insaputa del ministro. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.